Bentornati sul canale YouTube di Affari Miei. Oggi facciamo una cosa che vi farà saltare letteralmente dalla sedia, perché questa è la prima volta che ho deciso di abbandonare il mio delirio di onnipotenza, il mio show quotidiano, e ho deciso di parlare live con qualcuno che è venuto insomma a trovarmi qui in ufficio. Oggi sono con Alessandro Moretti. Ciao Alessandro, benvenuto su Affari Miei. Ciao Davide, grazie dell'invito. Ecco, Alessandro è venuto a trovarmi proprio qui nella sede di Affari Miei. Abbiamo cominciato a chiacchierare e discutere un po' di soldi, delle cose che tanto ci piacciono. A un certo punto ho detto: senti, facciamo sta follia, non ho mai fatto una chiacchierata con un'altra persona dal vivo sul canale, registriamo, vediamo cosa ne viene fuori, chiediamo un po' alle persone che mi seguono se gli fa schifo insomma un video fatto con altri, se preferiscono i miei deliri di onnipotenza oppure se gli fa piacere vedermi con altre persone, la buttiamo online e nello stile di Affari Miei insomma vediamo un po' come va la situazione e se questa cosa piace. Quindi oggi Alessandro è la prima persona che fa un'intervista dal vivo qui insieme a me, ci facciamo due chiacchiere insomma sulle cose che tanto ci piacciono e introduciamo appunto Alessandro anche sul canale di Affari Miei. Alessandro, ci siamo presentati noi, qualcosa ce lo siamo detti? Onorata di questa presentazione. Forse è il caso che ti presenti un po' anche per le persone che seguono Affari Miei, dici chi sei, cosa fai e qual è la tua esperienza. Ok Davide, io per chi proprio non mi conosce, non ha mai sentito parlare di me, sono un trader, un analista finanziario. E faccio anche da advisor per linee di gestione patrimoniale svizzera, che sono in Svizzera. Io vivo in Svizzera, quindi lavoro principalmente in Svizzera. E sono il fondatore del progetto Io Investo, che è la community finanziaria più grande, tra le più grandi d'Italia, perché poi anche lì è più grande, non è più grande, i numeri sono sempre un po' così, quindi mettendo tutto insieme sembra che comunque sia tra le più grandi. E nasco proprio come trader in azioni, nel lontano, sto parlando, non sono vecchio, però dico sempre, ormai sono quasi 14 anni fa. E ho iniziato, ho avuto la fortuna barra sfortuna di iniziare proprio nel periodo della crisi del 2008-2009. Benissimo, bella palestra. Esatto, mentre i mercati si avvitavano su loro stessi, che sembrava che il sistema finanziario dovesse collassare, io ero lì che facevo il mio bel trading intraday, e poi senza tante competenze a 18 anni, a 19 anni, 18 più o meno era quello il periodo. E tu puoi immaginare poi com'è andato a finire. Da lì, negli anni successivi, poi in realtà ho iniziato a fare le cose fatte bene e sono diventato prima socio della SIAT, che è la Società Italiana dell'Analisi Tecnica, l'unica società riconosciuta in Italia nel campo dell'analisi tecnica. Quindi se qualcuno parla di analisi tecnica è bene accertarsi che sia dentro la SIAT, perché altrimenti 9 volte su 10 è un ciarlatano. E poi sono diventato negli anni il secondo italiano al mondo ad aver ottenuto la massima certificazione internazionale nel campo dell'analisi tecnica, che è rilasciata dalla Federazione Internazionale degli Analisti Tecnici, l'IFTA, e questa è stata una soddisfazione incredibile, che tra l'altro ho raggiunto proprio nel 2019. E poi ho fatto anche un master in consulenza finanziaria indipendente. E quindi diciamo sono nato come trader, adesso oltre a fare chiaramente trading e investire i miei capitali, facciamo anche più investimenti, ci occupiamo anche di previdenza, assicurazioni e insomma con la community facciamo anche molta divulgazione finanziaria e formazione. Quindi sei nato incendiario e stai morendo pompiere, letteralmente. Esattamente, beh, in realtà è proprio tipica. Generalmente le persone, soprattutto anche gli uomini di più, nascono giocatori d'azzardo e quindi sono attratti dal gioco d'azzardo e quindi dal trading, a maggior ragione quando sono giovani. Di solito, ecco, quando uno è giovane è più propenso al rischio, e poi piano piano che si va avanti nell'età, il rischio si abbassa e si diventa più responsabili. Eh sì, giusto. Tra l'altro l'invito alla responsabilità fa parte, voglio dire, della mia attività divulgativa No, sempre. quotidiana e chi mi segue sa bene che in genere tendo a bullizzare le persone che parlano del trading, soprattutto quando vengono e mi chiedono ma cosa pensi del trading, eccetera. Infatti come ti raccontavo prima, quando insomma chiacchieravamo prima di decidere di accendere la telecamera, quando ti ho visto la prima volta, probabilmente ti ho visto che parlavi di trading, ho detto ecco qua, questo è un altro dei soliti che si mette davanti alla telecamera, promette guadagni, rendite, cose di questo tipo, e poi vedi tradano due spicci e magari li perdono pure. Quindi, diciamo, l'approccio di Affari Miei, come ti ho raccontato, è sempre stato quello di invitare le persone alla responsabilità e dirgli soprattutto, se proprio vuoi fare il trading, sappi che il trading
è un mestiere e non è una cosa che insomma possono fare tutti, probabilmente è uno dei mestieri più difficili, quindi chiediti se vuoi stare veramente davanti a uno schermo tutti i giorni a fare determinate cose o se magari ti piace altro e vuoi solamente i soldi. Ecco, rispetto a questo tema del trading in generale, qual è il tuo approccio? Cioè, come ti differenzi tu dalle altre persone che promettono facili guadagni o comunque che vendono il trading come questa prospettiva che cambia la vita e fa arricchire le persone? Ok, beh, dico semplicemente che se vogliono comprare una Lamborghini domani vengono da me, no, scherzo. No, va bene. Io, dalla mia esperienza, anch'io ho iniziato a fare trading, chiaramente con i miei soldi, senza tener conto della cosa più importante che è la gestione del rischio. E quindi mi son tritato letteralmente, poi lo racconto sempre, due conti da 10.000 euro. Quindi io ho iniziato con 10.000 euro bruciati. Il tempo di riaccumulare i soldi perché a 18-19 anni lavoravo in fabbrica mentre mi pagavo gli studi universitari e ho riaccumulato 10.000 euro e ho ricominciato, dico adesso comincia, adesso riparto, però ho capito come funziona, adesso non mi frega più nessuno. E ritritati nuovamente, ricordo la seconda volta, è stata particolarmente dura. Stavo lì che facevo intraday a leva, quindi con la leva finanziaria, e tradavo le banco popolari, che a suo tempo si chiamavano ancora BP, e le Unicredit. E con Unicredit lì, in una giornata, ho tritato il conto in una giornata sola. Volevo recuperare un po' di perdite, e lì compra, vendi, compra, vendi, compra, vendi, e mi sono ritrovato alla fine, l'ultima operazione, neanche me l'ero accorto. Che il broker mi ha detto che poi utilizzavo Fineco, ha detto guarda, sono finiti i soldi, come sono finiti i soldi? Cioè proprio ero completamente inconsapevole di quello che credevo di saper fare quello che stavo facendo, ma in realtà ero completamente inconsapevole. Una legnata terribile, mi ricordo ero rimasto con. Perché poi oltretutto tradavo con il mio conto corrente, quindi non è che avevo messo i soldi da una No, parte, cioè è una roba folle, cioè ci ripensi, tipo che ti dico. hanno invitato a mangiare la pizza la sera e non potevi andare No, perché dice, mamma, per favore, mi puoi dare? La cosa che mi ricordo, che non mi scorderò mai, in realtà non è che l'ho proprio azzerato, erano rimasti 700 euro più o meno sul conto, dopo il broker mi disse che non avevo abbastanza soldi perché facevo operazioni molto più alte. E mi ricordo che da lì a tipo 2 o 3 giorni dopo dovevo andare a cambiare le gomme della macchina e quando. Lavorando a 18-19 anni guadagnavo anche bene e quindi non ho mai badato ai soldi, cioè sapevo di avere risparmiavo tanto, quindi sapevo di avere comunque i soldi sul conto e non mi ero mai preoccupato quando facevo un pagamento di dire ma c'ho abbastanza soldi sul conto, per fortuna non avevo mai avuto quella preoccupazione e mi ricordo che mi ha fatto proprio impressione che ero andato a cambiare le gomme, cambio le gomme. E quello lì mi dice tipo 650, 600, 650 euro le gomme della macchina. E lì per lì gli ho dato il bancomat, la carta, e poi ho pensato, cavolo, ma ce l'ho i soldi? Speriamo di averci i soldi. È stata una sensazione veramente brutta. Ho messo lì, ancora mi ricordo, ho messo il PIN e dico, no, speriamo che passa, se no sai che figura. Gocce di sudore che Esatto, scendono. passata la transazione, poi sono andato a casa, dico, quanti soldi è? Erano praticamente finiti. E poi dico, beh, devo aspettare la fine del mese, il 25, che mi rimettono lo stipendio, poi da lì sono ripartito perché praticamente a 19-20 anni risparmiavo quasi, quasi tutto, Sì, a quindi casa con i genitori, immagino, sì, quindi era che bello. una festa, per fortuna. E niente, poi da là per smaltire la botta, sono passati parecchi mesi, e lì mi sono detto ok, o smetto completamente, però mi è sempre piaciuta la finanza in generale, oppure inizio a fare le cose fatte bene. E quindi mi sono messo a studiare, il fatto di essere entrato in SIAT mi ha sicuramente aiutato, ho trovato delle persone molto in gamba, dei veri fenomeni, diciamo, dell'analisi tecnica, comunque del trading investimenti, che mi hanno aiutato. E poi ho fatto l'esame da analista tecnico, tutti i vari esami negli anni successivi, e da lì ho ricominciato ad investire in maniera corretta, mi sono tolto parecchie soddisfazioni nel bull market poi più grande, più bello probabilmente il più bello della storia, no? Quindi ho iniziato nel periodo peggiore, ma poi quando ho ricominciato mi sono trovato probabilmente nel periodo migliore. E quindi poi ho recuperato tutte le perdite piano piano e ho costruito insomma, tutto quello che ho adesso. Sì, tra l'altro nel raccontare la tua esperienza hai detto una cosa che credo di aver letto nel libro Misbehaving di Thaler, che sicuramente immagino conosci, cioè quando hai detto che nel momento in cui la situazione si metteva male, la tua propensione al rischio aumentava, Sì, no? Che è una cosa è che nei tipico. testi di economia comportamentale viene spesso raccontato, che quando
stiamo perdendo dei soldi alla lunga, nella foga di recuperare tendiamo a commettere degli errori. No, quello è un approccio tipico e distruttivo, no? Inizi a perdere, le persone investono, mica non gli passa per la testa che possono perdere, iniziano a perdere, le perdite sono normali negli investimenti, quindi è normale perdere e poi se fai le cose fatte bene riguadagni. E nel momento in cui perdono dicono che okay, ho perso 1000 euro, devo recuperare, gli viene l'ansia di recuperare quei 1000 euro. Come faccio per recuperare prima quei 1000 euro? Beh, devo semplicemente investire di più o rischiare di più. Ma se stai perdendo, in realtà c'è qualcosa che non va nel tuo approccio o semplicemente una fase di mercato avversa alla tua strategia, normale ma avversa alla tua strategia. E quindi di fatto mentre le cose stanno andando male, tu vai lì che ti carichi di rischio e non fai altro che peggiorarle sempre di più. Faccio sempre l'esempio delle sabbie mobili. Quando uno perde è come se mettessi i piedi nelle sabbie mobili. Quando finisci nelle sabbie mobili, più perdi, più vai dentro le sabbie mobili. E quando sei nelle sabbie mobili, l'ultima cosa che devi fare è agitarti, muoverti di più, perché più ti muovi, Peggiore. più vai a fondo. Ecco, con le perdite è la stessa cosa. Quando uno perde, devi immaginarsi di finire dentro le sabbie mobili. E quindi quello che deve fare in realtà è l'opposto, ridurre il rischio, quindi un approccio da anti-martingala sostanzialmente. L'anti-martingala ti trita i conti, l'anti-martingala ti salva. Quindi ridurre il rischio perché stai in una fase avversa di mercato, quindi meno ti muovi, meno danni fai. Poi dopo, quando invece vedi che stai riprendendo, inizi a guadagnare, inizi a riprendere, allora lì puoi ritornare sui tuoi livelli di rischio, di rischio normale. Quindi sì, questo è un errore tipico, è veramente difficile da superare. E mi capita anche con i clienti o gli utenti che per quanto glielo puoi spiegare, poi nel momento in cui stanno perdendo, a me, io lo so, mi viene normale mentre perdo di ridurre il rischio adesso, di fare meno operazioni, addirittura di non farne. E le persone che mi dicono, ma che fai? Adesso bisogna fare le operazioni per recuperare le perdite, no, non fare niente. E io dire, no, stai buono che se stiamo momentaneamente perdendo, un motivo c'è, quindi meno facciamo e meglio è, no? Ci vuole pazienza, è un Certo, molto lavoro di d'accordo. pazienza. Che tra l'altro, mi stavo accorgendo che non ho risposto alla tua domanda iniziale del trading, ho iniziato a raccontarti della storia mia, ma poi non ti ho Figurati, parlato. non me ne ero accorto neanche io. Sono talmente abituato poco a intervistare le No, persone che esatto. parlo a braccio No, come infatti ti capita. dico, ma io gli devo rispondere alla domanda, ma no, ma non mi sa che non l'ho risposta, perché poi parlo tanto anch'io. E quindi, no, ti dicevo del trading, e che ci sono due approcci, c'è il classico approccio da venditore che normalmente utilizzano anche i broker che ti dicono fai trading, guadagni un sacco di soldi, guarda come la casalinga guadagna 5.000 euro al mese senza soldi tradando Amazon. Quell'approccio chiaramente è sbagliato e lo condanno al 100%, non abbiamo mai fatto una cosa di questo tipo. Quindi quello è trading dannoso, perché per far trading, come per investire, ci vuole prima di tutto il capitale, un minimo di capitale. I soldi non si moltiplicano come i pani e i pesci, si riescono ad ottenere dei rendimenti più o meno alti in funzione del rischio che uno sostiene. E quello è trading, è vero. Chi ti dice guadagna un sacco di soldi, se magari senza rischi, senza soldi e sicuro al 100%, quello non esiste, non è possibile farlo, non c'è tecnica che ti può far fare una cosa del genere. E questo è un approccio che normalmente utilizzano i broker nelle pubblicità, che purtroppo fa parte di questo mondo. Noi cerchiamo di combatterlo e spesso ci riusciamo, spesso purtroppo le persone ci cascano e poi per fortuna quando iniziano con pochi soldi perdono pochi soldi, quindi non fanno troppi danni. Però ci stanno tante persone che invece ci cascano con tutte le scarpe e si distruggono veramente un mucchio di capitali. Quindi sì, il trading lo vedo molto come sempre. Il trading è guidato dalla gestione del rischio, come poi gli investimenti, no? E quindi il rendimento non è possibile controllare i rendimenti, anche se le persone si sforzano, ma quant'è il rendimento? No, quello non lo puoi sapere. Dipende dai mercati, dipende da quanto tu sei bravo. L'unica cosa che può controllare un trader o un investitore è il rischio. E quello va tenuto sotto controllo, perché comunque il capitale è l'unica materia prima del trader o dell'investitore, e se finiamo il capitale stiamo fuori dai giochi. Quindi l'obiettivo principale deve essere proteggere il capitale più possibile, chiaramente dobbiamo accettare le perdite in maniera controllata e concentrarci bene sul fare bene il nostro lavoro. Fare bene il lavoro significa rispettare delle regole, una strategia che ci siamo data, rispettarla dall'inizio alla fine, sia quando si tratta di comprare che vendere, e continuare a farlo nel tempo. E poi i rendimenti saranno solo una diretta conseguenza di far bene il proprio lavoro. Chiaro, chiaro, ma tra l'altro io mi sono dato questa interpretazione di tutta questa attenzione che hanno le persone nei confronti del trading, perché
perché molto spesso, appunto, ovviamente, sebbene non parlo di trading, le persone mi vedono come un po' un riferimento per quanto riguarda i soldi, quindi mi chiedono pareri sulle cose che hanno visto, sentito. E quello che vedo è che c'è un'ignoranza di base nelle persone, ignoranza ovviamente in senso buono, intesa come non conoscenza, legata proprio al tema della produzione del denaro. Cioè la maggior parte delle persone vive una situazione di insoddisfazione di tipo economico, cioè pensa non guadagni abbastanza o pensa di non guadagnare abbastanza. E nella maggior parte dei casi quello che vedo cade in questa rete, cadono in questa rete persone che o svolgono un'attività lavorativa da, diciamo, da dipendente, anche di alto livello, ma sempre da dipendente, o da magari libero professionista con un'attività non molto articolata. E quello che dico alle persone spesso, dico, ma tu probabilmente non hai ben presente il meccanismo di produzione del denaro, cioè tu non hai capito neanche il tuo datore di lavoro come fa a pagarti lo stipendio, Esatto. e vuoi avventurarti in un'attività così complessa dove addirittura tu, la merce, appunto come dici tu, è data dai soldi, cioè dal tuo capitale. Quindi probabilmente, prima di andarti ad approcciare a un tema, io lo dico sempre, nutro profondo rispetto per chi fa questa cosa professionalmente, per quanto gran parte di quello che si vede online è da condannare perché i messaggi sono sbagliati. Però tu vuoi andare a fare molto spesso la cosa proprio più difficile, cioè vuoi andare a utilizzare la materia più complessa da utilizzare senza aver capito neanche le regole di base che muovono proprio l'economia in generale, i soldi in generale. Quindi a volte dico alle persone, non è che non devi fare trading, magari lo puoi fare un domani, però cerca di capire prima quali sono le ragioni della tua insoddisfazione, perché magari non sono lì, magari tu non vuoi stare davanti agli schermi a tradare o a seguire le notizie di borsa, tu vuoi solo più soldi. Magari per avere più soldi, faccio sempre l'esempio del medico, dico ma che cacchio ti metti a fare il trading, fai due visite in più, e fai più, cioè più 200 euro a visita, attivati magari per capire come avere due clienti in più e fai due visite in più. Ed è fatto questo ragionamento perché la cosa che proprio ti volevo chiedere, per vedere un pochino il parere, diciamo, un parere diverso forse dal mio, comunque era interessante, secondo me, anche per le persone che mi seguono sentire una campana diversa. Quando è il momento, secondo te, in cui una persona deve fare trading? Cioè, tu hai iniziato da giovane, mi hai detto ok, mi sono bruciato il conto perché ero giovane, stavo a casa dei genitori. Togliamo i casi, diciamo, della pazzia giovanile in cui siamo passati tutti. Io ho cominciato col business, così tu hai cominciato col trading, qualcun altro magari ha iniziato in un altro modo. Quando è secondo te il momento nella vita in cui una persona può dire ok, prendo una parte di questi soldi e metto a fare trading? Ok, ti rispondo un po', ti rovescio la domanda e ti risponderei dicendo quando è il momento in cui uno non deve fare trading, ossia quando non ha lavoro, ha perso il lavoro e quando ha necessità di avere dei soldi perché non ha neanche dei risparmi, quindi ha necessità proprio di guadagnare per sopravvivere. Quello è il momento in cui uno non deve assolutamente fare trading o investire perché è normalmente è il momento in cui uno ricerca il trading, perché le persone quando è che ricercano il trading? Normalmente quando hanno perso il lavoro, non lavorano, non guadagnano e hanno bisogno di soldi e quindi dicono ok, che cos'è che posso fare subito? Beh, semplice, faccio trading, basta che apro la piattaforma e faccio trading e guadagno e ho risolto tutti i miei problemi economici e finanziari. Quello è il momento proprio peggiore in cui si può fare perché A non hai le competenze, no? B non hai le esperienze, C hai bisogno di soldi, Non è la serenità. esatto, ce l'hai bisogno di tutti i mesi perché magari devi pagare le bollette, ok? E quindi hai anche la pressione del tempo sopra, quindi hai tutti gli elementi a sfavore, magari non hai neanche tanti soldi e quindi, per investire e quindi hai tutte le pressioni del caso addosso e non hai l'esperienza o le competenze per gestirle e quindi quella è la volta che se hai un po' di risparmi li triti tutti quanti, non ne puoi uscire vincitore neanche se ti fai seguire perché non hai neanche la testa per poterlo fare, hai bisogno dei guadagni costanti, no? Quindi quello è il momento in cui non farlo assolutamente. Poi io distingo due tipi di trading, il trading, cioè in generale vanno distinti due tipi di trading, il trading intraday dove il guadagno è, diciamo, collegato anche a quanto tempo sei davanti al computer, perché nell'intraday compri e vendi durante la giornata e quindi vedo trader che stanno lì, aprono, iniziano alle 9, alle 8, alle 9 e finiscono alla chiusura anche a mezzanotte, addirittura certi si svegliano durante i mercati asiatici, fanno delle cose incredibili e tirano fuori magari 50 euro al giorno, 60 euro al giorno, 100 euro al giorno e poi non c'hanno la malattia, non c'hanno le ferie, non c'hanno benefit, non c'hanno niente di niente. Lavora in fabbrica, no? Questo Esatto, è me. se, lì diventa secondo me il diventare schiavi dei propri soldi, del proprio denaro. Sei tu che devi lavorare, stai retribuendo il tuo lavoro e stai lavorando tutto il giorno senza, come un imprenditore o un libero professionista, ma di fatto magari se non hai abbastanza capitali,
guadagni talmente poco che non ne vale la pena farlo. E uno dice, vabbè, ma io li faccio accumulare con l'interesse composto, ma se ti ci devi poi pagare la vita di tutti i giorni, non ce la fai ad accumularli se rimani sempre lì. E quindi il trading intraday, secondo me, lo può fare, e poi lo fanno perché ci sono tantissimi che lo fanno come lavoro, lo devi fare se hai abbastanza capitali, devi essere ben capitalizzato, in modo tale che dici, ok, sto lì, lavoro tutta la giornata, però porto a casa 1000 euro, 500 euro, 100 euro. Chiaramente non è che guadagni tutti i giorni, mediamente, dico, Sì. perché poi c'è il giorno che guadagni, la settimana che perdi, il mese che guadagni, il mese che perdi. Però se sei ben capitalizzato ti levi, dici sì, sto tutto il giorno davanti al computer, però guadagno più di un medico, per dire, ok? E allora va bene. Ma se non hai soldi di base, se hai 10.000 euro, 5.000 euro, che fai? Stai tutto il giorno davanti al computer perché per fare 5.000 euro al mese, all'anno, che sarebbe comunque il 100% non te lo regala nessuno. E questo. Poi c'è il trading invece multi-day. Che è quello poi che sposo, è l'approccio che sposo io, quindi comprare e vendere sempre azioni, perché faccio io principalmente azioni, mi piace investire in aziende, e farlo non comprando gli ETF, quindi il classico approccio investimenti, diversificazione, ma lì vado a scegliermi le singole azioni, tenerle in portafoglio da un mese, 3 mesi, 6 mesi, dipende da com'è il titolo, e in quel caso il tuo compito è quello di andare a selezionare le aziende, comprarle, definire un livello in cui lo vendi in perdita, definire un livello in cui lo vendi in profitto e poi lasciare andare l'operazione. Quindi il tuo lavoro sta nella selezione del titolo, che ci puoi mettere mezz'ora, un'ora, 2 ore, hai selezionato uno, due, tre titoli e poi li lasci andare. Quindi il tuo tempo, il rendimento dei tuoi soldi è svincolato dal tuo tempo, quindi non stai più lavorando per i tuoi soldi, hai fatto il tuo compitino e poi lasci che i soldi facciano, il tuo investimento faccia il suo corso. Ci sono le volte che perdi, le volte in cui guadagni, ma sia se guadagni che se perdi, non è che sei stato tutto il giorno davanti al computer. Quindi di fatto hai investito del tuo tempo 2 ore nel weekend oppure mezz'ora in una giornata, perché immaginiamo che hai finito il tuo percorso di studio e sei pronto per operare. A quel punto ti serve soltanto una piccola fase di ricerca, che può essere aiutata con dei software che ti ricercano le azioni migliori al posto tuo, che vengono chiamati screener. Quindi tu fai l'analisi, decidi i livelli dove comprare, dove vendere in profitto, dove vendere in perdita, decidi quanto investire, quindi gestione del rischio, e poi lasci andare. Per esempio ho degli studenti che adesso fanno proprio i trader o gli analisti, che investono i propri capitali. E lo fanno mezz'ora al giorno, la sera, aspetti che chiudano i mercati, fai le tue analisi, fai le tue operazioni e poi lasci andare. E lo fanno facendo me minimo mezz'ora al giorno, oppure chi lo fa solo nel weekend, si mette là 2 o 3 ore nel weekend, si fa tutta la sua panoramica e poi mette i suoi ordini e gli investimenti poi fanno il suo corso, il loro corso. Basta, lo fai tutti i fine settimana, bene, se il mercato è favorevole. Se il mercato scende, che fa un disastro, non ti serve neanche farlo, perché io utilizzo un approccio principalmente rialzista. E quindi ecco il fatto che ho persone che fanno altri lavori e la sera si mettono lì e fanno le loro belle operazioni. Non è che guadagni sempre tutte le settimane, tutti i mesi. Lì, aumentando l'orizzonte temporale, chiaramente non hai un reddito mensile o dei guadagni mensili. Lì devi proprio vederlo annualmente, devi vederlo. Però che poi si levano delle belle soddisfazioni. Allora lì, o sei medico, sei imprenditore, libero professionista, dipende, soprattutto i dipendenti, ti metti lì, fai le tue belle operazioni e è svincolato dal tuo tempo. Torni a casa alle 5, fai quello che devi fare, poi la sera, certo ti ci devi mettere, non è che Chiaro. dici faccio così. Io sto parlando di uno che ha già finito il percorso di studio, di pratica e ha iniziato, quindi c'è da fare un lavoro prima. Però quando uno è pronto, a quel punto basta. Ma è che poi è l'attività che adesso faccio io, faccio 3 miliardi di cose, io opero principalmente nel fine settimana, io mi metto lì la mia routine dal venerdì sera che chiudono i mercati americani alle 10, noi facciamo solo mercati americani principalmente, e da lì al sabato pomeriggio faccio tutte le mie belle analisi, metto gli ordini in portafoglio. Il lunedì mattina, il lunedì pomeriggio alle 3:30 che aprono i mercati vengono eseguiti. Basta, ho già i miei livelli dove vendo in perdita e i miei livelli dove vendo in profitto. E quindi poi devo soltanto aspettare che i prezzi o salgono o scendono. Se scendono vendo in perdita, se salgono quando arrivano vendo in profitto. Stop, non modifico più la mia operatività, quindi diventa tutto molto più sostenibile anche per chi ha un altro lavoro. E quella, secondo me, è l'approccio migliore, più semplice per le persone. Perché? Perché hai già una fonte, fai un lavoro, quindi hai già una fonte di reddito,
che ti serve per pagare le bollette e sopravvivere. E poi di là hai un'altra fonte di reddito variabile, quindi se perdi dici va bene, sto perdendo, ma ci sta. Se guadagni hai altri guadagni che puoi decidere di reinvestire o spenderti per farti la tua bella vacanza o quello che ti pare, ecco fatto che ti togli tutte le pressioni emotive, sei svincolato, non hai delle scadenze che devi guadagnare ogni tot tempo, diventa tutto molto più semplice. E se lavori multi-day, analizzi i mercati quando sono chiusi, non hai più neanche le pressioni psicologiche di analizzare i mercati quando sono aperti, perché quando i mercati sono aperti e devi tradare con i mercati aperti hai delle pressioni emotive e psicologiche terribili, devi star lì a guardare, operare, devi essere molto più veloce, molto più preparato. E se ti si sposta la bolla perché stai perdendo in intraday, rischi veramente di tritarti il conto senza che te ne accorgi. Invece in multiday perdi. Fai le analisi a mercati chiusi, però hai tutto il tempo di ragionare, pensare che sto facendo, lo sta giusto, non è giusto. Poi se hai delle regole, basta che segui quelle regole, hai degli stop, segui degli alt che ti dicono occhio, questo non lo devi fare, diventa molto più semplice. Sì, molto, molto interessante come cosa, tra l'altro voglio dire poi sposa quello che dico da tanti anni, nel senso che è una cosa che va fatta seriamente e c'è uno studio prima, cioè uno guarda solamente molto spesso il risultato finale, capita anche a me per esempio quando parlo di business, che altre persone magari guardano video di business dove c'è quello che dice guarda come con una sola mail ho guadagnato 10.000 euro in un colpo solo, in realtà per poter avere solamente quegli indirizzi mail e mandare una mail a delle persone che ti comprano una cosa, questo vale anche negli altri mercati, hai dovuto magari lavorare per decenni o comunque per anni, che un anno su internet, io dico sempre, vale come un decennio nel mondo reale, quindi sotto questo punto di vista, cioè, mi fa piacere che anche tu ovviamente appoggi questo approccio, che è un approccio serio, è un approccio strutturato. Tra l'altro, Sì, che poi scusa se ti interrompo, a questo livello che operi mezz'ora al giorno nel weekend, eccetera, ci arrivi non così, cioè, chiaro. devi studiare tanto, tanto prima, quindi è un percorso, è l'arrivo, diciamo, a fare questo tipo di operatività. Prima devi dedicare tanto tempo allo studio. Chiaro, chiaro, no, ma è giustissimo e ti ripeto, si sposa con quello che tante volte dico pure io, quando dico diffidate da quello che vi dice, ho guadagnato 1.000 euro in un'ora solamente per fare un intervento a un evento dove mi hanno chiamato, ho guadagnato 2.000 euro con una sola mail, cioè sono cose che sono molto spesso lo stadio finale di un processo che in tanti casi è durato anni di studio, sacrificio, soldi persi, questo vale in qualsiasi No, no, per attività. scherzo. E tra l'altro hai detto una cosa prima nel dire chi non deve fare trading, che poi è una riflessione che faccio a voce alta qui con te, che fai formazione un po' come me alle persone che sono interessate comunque al mondo del denaro. È quello che molto spesso ci capita, il motivo perché io sono sempre molto tagliente quando parlo con le persone, adesso lo dico in maniera più pacata, così non c'è nessuno che si sente offeso. È proprio questo, è che se ci pensi, le ricerche legate al denaro, l'interesse legato al denaro, arrivano in quei momenti lì che tu hai detto, perché è un pochino come quando c'è quello che viene che la moglie l'ha lasciato e va a cercare subito nuovi incontri o nuove opportunità o un nuovo fidanzato. Cioè, noi tendiamo a voler uscire da una situazione sempre quando abbiamo perso qualcosa prima, è un po' come parlavamo prima, tendiamo anche poi ad aumentare il livello di rischio perché vogliamo recuperare, diciamo, dalla perdita emotiva o di denaro, di cosa che stiamo facendo. Quando invece molto spesso dico tu, per svilupparti a livello finanziario nel lungo periodo, perciò parlo di metodo RGG, devi avere una strategia, devi avere delle basi solide e devi proprio evitare. Perciò a volte dico, io mi becco tante antipatie e tanti insulti quando dico no, sta cosa non la devi fare, perché non la devi fare? Cioè non sei nelle condizioni di doverla fare, io non voglio, non è che nessuno mi venga a prendere sotto casa per ammazzarmi, pure perché poi nelle firme della newsletter c'è l'indirizzo dove abbiamo l'ufficio e Esatto. ne voglio che la gente mi auguri, insomma, di No, morire o cose no, di che questo tipo, che in questo tempo di haters è una cosa abbastanza frequente. Ok, Alessandro, bella chiacchierata, ci siamo detti tante belle cose, spero che sia piaciuta alle persone che mi seguono, perché ti ripeto, è la prima volta che faccio una cosa con un'altra persona, speriamo. insomma, davanti alla telecamera, quindi sono curioso di vedere cosa ne pensa la community. Chiuderei con un'ultima riflessione, visto che tu sei molto più tecnico di me, essendo un analista finanziario, non un appassionato, comunque interessato come posso essere io rispetto a questo tema. Da quando ho iniziato a interessarmi di soldi, praticamente ogni anno c'è qualcuno che profetizza la fine del mondo prossima ad arrivare, quindi non bisogna andare sui mercati, lascia perdere gli investimenti, oggi non è il momento, perché sta per succedere, perché in America è successo questo, quello ha detto quest'altra cosa, eccetera, eccetera. Noi stiamo registrando sul finire del 2019, penso che l'intervista sarà pubblicata tra fine anno e inizio 2020. Da qui a breve termine, quindi 1, 2, 3 anni,
Come vedi la situazione sui mercati? Cosa pensi che possa succedere? Sei d'accordo con queste voci che prevedono la fine del mondo o la pensi diversamente? Allora, in generale dico sempre che le previsioni sono fatte per essere smentite e chi fa questo lavoro in realtà non ha nulla da prevedere. Cioè, chi dice i mercati saliranno sicuramente, i mercati scenderanno sicuramente, in realtà non sta facendo bene il suo lavoro perché quando si tratta quando abbiamo a che fare con il futuro non abbiamo mai certezze, le certezze dobbiamo proprio dimenticarcele. Quindi quello che si può dire è normalmente si fa una. Vi faccio una fotografia, o comunque quando facciamo analisi tecnica si fa una fotografia della situazione attuale e ci si possono fare delle aspettative. Poi su queste aspettative però non ci baso le mie decisioni di investimento. Perché? Perché poi io quando compro un'azione o faccio un tipo di operatività, seguo sempre delle regole d'ingresso e delle regole d'uscita. Per cui io potrei immaginarmi che domani ci potrà essere la peggior crisi finanziaria degli ultimi 30 anni, ma se trovo dei segnali d'ingresso su un titolo lo compro, così come se posso aspettarmi che domani ci possa essere il mercato rialzista più bello del secolo, ma non ho titoli da comprare, non li compro. Quindi ho sempre delle regole per comprare e delle regole per vendere, e questo qui mi permette di staccarmi da qualsiasi tipo di previsione. E quindi non sto in balia dei tweet di Trump, della Merkel, della situazione politica italiana, della Cina che impazzisce. Non Ti stacchi proprio da tutte quelle variabili che non puoi controllare. Infatti, un po' di deformazione professionale, non guardo molto le notizie perché di fatto non ci faccio proprio niente, non ci faccio, non mi creano solo confusione. E, a livello di aspettative, quindi diciamo un po' quello che mi aspetto. Dei crolli è dal 2010 che sento, ah no, io non inizio perché l'anno prossimo oppure a breve ci sarà un crollo. Guarda, adesso tutti ti dicono, ah guarda Trump, litiga con la Cina, la guerra commerciale, crollerà tutto. In realtà c'è sempre un motivo per non comprare, per non iniziare, oppure c'è sempre un motivo per vendere. Ma di fatto alla fine uno deve sempre darsi delle regole e seguire quelle regole, no? Riprendo sempre la frase di Confucio che diceva: il momento migliore per piantare un albero era 20 anni fa, il secondo momento per piantarlo è oggi. Quindi quando si tratta di iniziare, soprattutto ad investire, non c'è mai il momento migliore, così come non c'è mai il momento peggiore. Uno deve semplicemente capire che cosa sta facendo, capire che non c'è nulla di certo, abbracciare, diciamo, l'incertezza che ha a che fare col mondo del trading e investimenti in generale, e iniziare ad operare in maniera responsabile e consapevole controllando il rischio. Però diamo anche le aspettative mie dei prossimi anni, quindi poi sbilanciamoci, sapendo che probabilmente sbaglierò, anche perché poi nella mia operatività ho un tipo di operatività in cui sbaglio 50, 60, alcune volte 70 volte su 100. Quindi faccio 100 operazioni, ne posso sbagliare anche 60, 70. E nonostante ciò mi bastano quelle 30 che faccio bene per recuperare le perdite e andare in profitto. Una volta uno mi disse: ma scusa, ma che ti paga a fare se sbagli 60 operazioni su 100? Di fatto nessuno può prevedere il futuro e tu mi paghi perché ti controllo il rischio, so quello che faccio, basta fare 30-40 operazioni bene su 100 per guadagnare, no? Non è questione di, anche qui riprendendo Soros, non è questione in borsa di aver torto o ragione, cosa che poi fanno le persone che lì dicono: hai visto, c'avevo ragione io, tu c'avevi torto. No, è questione di quanti soldi fai quando hai ragione e quanti soldi perdi quando hai torto. Okay, quindi si concentra tutto qui un po' l'essenza degli investimenti. Quindi queste sono le aspettative. Se ho ragione farò un sacco di soldi, se ho torto perderò pochi soldi perché gestisco sempre il rischio in maniera ottimale. Mi aspetto un mercato positivo fino alle elezioni di Trump, perché secondo me Trump farà di tutto per presentarsi alle elezioni, quindi a novembre 2000, ottobre-novembre 2020, con i mercati sui massimi, perché ci baserà tutta la sua campagna elettorale. Sicuramente dirà: avete visto, nei 4 anni che sono stato al governo, i mercati azionari hanno guadagnato questo mondo e quell'altro. Quindi mi aspetto comunque una decina di mesi, un anno comunque generalmente positivo. Siamo a livello di ciclo economico, questo è indubbio, è un dato di fatto. Siamo diciamo, nella parte conclusiva di un ciclo finale, di un ciclo espansivo. Quanto dura però non lo sa nessuno, perché si dice che la parte finale da 3-4 anni. E anche qui chi non avesse operato in borsa perché dice: ok, siamo sulla fase finale di un ciclo espansivo, negli ultimi 4 anni avrebbe comunque perso un sacco di soldi.
ho comunque perso un sacco di opportunità. Siamo sulla parte finale, io controllo però sempre degli indicatori che sono un po' anticipatori del ciclo economico, uno su tutti, il numero di lavoratori temporanei nelle aziende americane. Perché guardo questo qui? Perché l'economia americana gira a pieno regime adesso, disoccupazione al 3%, minimi storici, aziende che fanno record di utili, ma quando ci sarà l'inizio di una recessione, l'inizio di un rallentamento economico, che succede? Le aziende avranno meno ordini, venderanno di meno e quando inizieranno a vendere di meno, la prima cosa che faranno chiaramente è produrranno di meno e se inizi a produrre di meno, la prima cosa che fai è mandi a casa i lavoratori temporanei. Per cui, finché non ci sarà un calo, diciamo, dei lavoratori temporanei, vedo un'economia ancora che gira a pieno regime in America, perlomeno, che poi è il traino di tutta l'economia, anche l'economia europea va dietro a quella americana, al Con i nostri tempi, siamo rallentatore. più vecchi, siamo più Sì, sì, stanchi. sì, sì. Ci prendiamo i nostri tempi, quindi ecco di fatto finché non vedo un rallentamento dei lavoratori temporanei, un calo, vedo un'economia molto, molto forte, secondo me il trigger, il catalizzatore della prossima recessione partirà come poi la crisi del 2007 è partita da lì, la crisi, cioè nel senso le prime avvisaglie sono partite da lì, nel 2000 sono partite da lì, negli anni 80 nella crisi sono partite da lì, quindi è un dato di fatto, no? Quando è che c'è una crisi economica? Quando le aziende, i consumatori consumano meno e le aziende Chiaro. vendono meno e quindi qual è la prima cosa che fanno? Mandano Lì, la gente a casa. mandano la gente a casa. Poi quando la recessione si vede sugli utili aziendali, ma 3 mesi dopo, quindi se uno analizza gli utili aziendali, magari lì sta sempre un po' in ritardo, invece così vedendo i lavoratori temporanei, riesce non a prevedere il futuro, no? Perché alcune volte c'è un rallentamento e poi l'economia riparte, però ha un bel feedback su quello che sta succedendo. Quindi ad oggi non c'è nulla che faccia presagire una recessione imminente. Però prima o poi accadrà, ma quando succederà non mi faccio la testa prima di romperla, quindi quando succederà, succederà, amen. E tanto quando investiamo per 10, 20, 30, 40 anni e sappiamo che storicamente c'è almeno una crisi finanziaria pesante ogni 10 anni. Tra l'altro, ecco, il decennio 2010-2020 è stato, facciamo le corna che non succeda niente a dicembre, è stato l'unico decennio della storia senza crisi finanziarie. E per cui io so già che da qui ai prossimi 30 anni affronterò almeno 4, 5, 6 crisi finanziarie e quindi me ne farò una ragione. L'importante è che non mi distruggo il conto quando succederà. Sì, tra l'altro stavo pensando mentre che parlavi a cosa potrebbe succedere se nel periodo di latenza tra registrazione e pubblicazione dovesse succedere qualcosa, con che faccia poi No, riusciamo non lo a facciamo pubblicarla? uscire. Infatti mettiamoci d'accordo che se succede qualcosa magari mi avvisi se subito proprio e ne Esatto. parliamo. No, tra l'altro hai parlato molto spesso del metodo e qui mi aggancio a quello che in maniera molto laica dico pure io, insomma, alle persone che mi seguono e ai miei studenti, cioè il fatto che noi quando facciamo le cose dobbiamo farle con metodo. Io dico sempre, nel Certo. momento in cui tu hai costruito le tue basi per il tuo benessere e per la tua crescita finanziaria, praticamente uno hai meno i rischi che possono arrivare dal mercato sono limitati, perché secondo me quando investiamo i soldi la maggior parte dei rischi arrivano da noi stessi, cioè dalle cazzate che possiamo fare noi, ma non solo sui mercati, proprio nella nostra vita, perché magari investiamo bene però ci innamoriamo di un'altra persona e facciamo saltare una famiglia, schiantiamo Sì. la macchina nel muro o prendiamo una decisione scellerata nella nostra attività. Quindi Davvero. le prime fonti di rischio in realtà siamo noi con le nostre attività scellerate che possiamo fare Esatto. nella vita di tutti i giorni. Però nel momento in cui abbiamo messo a posto le nostre basi, quindi abbiamo iniziato ad attuare un metodo che poi è quello che insegno un po' ai miei studenti, alle persone che mi seguono, quello che poi succede sui mercati è relativo, c'è cioè un meno 20 sui mercati finanziari, ci fa molto meno male di un colpo di testa No, nostro nella scherzo. vita di tutti i giorni. E poi soprattutto nel momento in cui ci siamo dati un metodo e abbiamo capito che dobbiamo andare nel lungo periodo se non ci interessa appunto fare trading, ma ci interessa fare appunto investimenti diversificati come quello che poi faccio io nella mia attività e quello che dico insomma alle persone che mi seguono. Che vengono le crisi, bene, per certi versi, perché se abbiamo un metodo, quando arrivano le crisi, ovviamente se facciamo le cose bene, non prendetemi alla lettera pure quelli che mi seguite, compriamo magari a prezzi buoni quando le cose vanno in un certo modo, quindi abbiamo il tempo di recuperare. Cioè, se noi guardiamo, voglio dire, tutti gli indicatori, il mondo è sempre andato in un certo senso. Anzi, io dico sempre alle persone con cui parlo, insomma, in privato, dico, guarda, se non credi che il mondo possa progredire, non devi proprio investirli i soldi, devi tenere a casa, fai la spesa, riempi la dispensa perché sta arrivando una guerra. Se vuoi investire i soldi è perché credi che l'economia
globale o comunque della parte del mondo che ti interessa progredirà, altrimenti Certo. non lo fai. L'economia in generale è basata sul progresso, se no saremo ancora all'età della pietra, quindi no, è giusto. E poi tra l'altro io dico sempre che chi dice io non voglio investire niente, lascio tutto in liquidità, in realtà lasciare tutto in liquidità è una, Sbagliato. no, ma è una scelta di Sì, investimento. è Cioè tu non chiaro. è che non stai investendo, tu stai decidendo di investire in liquidità, che per definizione è una scelta sbagliata. Perché? Perché perdi l'inflazione. E in più oggi adesso ci sono anche i tassi negativi sui conti deposito, quindi dove lasci i soldi, tipo UniCredit adesso applica anche i Sì. tassi negativi, quindi di fatto decidere di investire in liquidità, la persona dice ok, io non investo perché non vuol prendersi le responsabilità, ma stai decidendo di investire tu consapevolmente in liquidità, di fatto stai decidendo di accettare delle perdite certe sui tuoi soldi, del valore di almeno l'inflazione, che non è poco. Chiaro, no? Ma poi mi viene in mente anche qui il discorso di non investire, come dici tu, è una non assunzione di responsabilità, un po' come quello che dice: no, voglio fare l'amante, però non voglio diventare il tuo partner perché poi dopo ti devo sopportare anche di notte quando russi oppure Esatto. quando torni stanco dal lavoro. Cioè, queste cose vanno bene magari quando siamo ragazzini e facciamo le cose un po' come capita, però poi se siamo diventati adulti e abbiamo dei soldi e ci stiamo interessando di investimenti e in generale di avere una vita migliore noi e le persone che abbiamo intorno. Queste responsabilità ce le dobbiamo assumere, ce le assumiamo Assolutamente. ovviamente con metodo, ce le assumiamo informandoci, come magari stiamo facendo guardando questo video in cui stiamo facendo questa chiacchierata noi e ci stiamo confrontando appunto su questi temi e non ci Assolutamente. tiriamo indietro perché altrimenti voglio dire, finiamo per decidere di non decidere e non va No, bene, ecco. assolutamente. Alessandro, io ti ringrazio Grazie per questa chiacchierata che ci siamo fatta a te. È stato un e piacere. è la prima volta che lo facciamo qui su Affari Miei, quindi attendo con ansia i feedback della community perché voglio Speriamo vedere se ci sarà una seconda volta. Se vedi che faccio qualche video con qualcun altro, significa che il video è che è andata piaciuto, altrimenti bene. sarai l'unico Ok, ma che... andrò a vedere anche i commenti e gli apprezzamenti o meno, dai. Va bene, Ok, grazie grazie. mille.